Signore e signore, benvenuti, benvenute, ben ritrovate, buon inizio di fine settimana a tutti quanti. Eccoci qua, ci siamo, ci siamo. Io sono Fabio Mason e questa è parte, parte della Mason Potamia. Come state? Sabato spavaldo, spavaldissimo, veramente molto molto eh, interessante questa giornata che si è, diciamo aperta con un cielo veramente molto molto grigio, molto molto nebbioso, nebbioso e, 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 e. sta proseguendo invece molto bene in quanto è sorto il sole, siamo tutti quanti molto felici e quindi ringraziamo il buon Dio e il buon Gesù che è sempre con noi e sempre veglia su di noi. Per prima cosa oggi voglio tranquillamente assicurarvi che non siamo di corsa. Non ci sono grosse come dire, uh, problematiche da dover affrontare in questo frangente di tempo, quindi siamo molto tranquilli. Una delle cose che vorrei fare, però, a meno che non sia già stato fatto uh, ieri sera, ma dubito, uh, è proprio quella di uh, andare a seminare un po' di grano nella nuova farm uh, che abbiamo qui sotto, tra l'altro. Progetto a cui abbiamo dedicato un po' di tempo io e Trust, e, molto interessante. Buongiornissimo a lei, caro Poposoft, Buon sabato pomeriggio, buon inizio di proseguimento di fine settimana. Un vero piacere leggerla. Come va, come va, come sta? E poi pian pianino andrò anche a vedere un po' come siamo messi anche con tutte le altre Farm che abbiamo un po' uh, come dire. Uh, non so. Io, io almeno non ci ho dedicato chissà così quanto tempo ora, quello che devo fare è proprio quello eh, di capire se ho dei semi e se ne ho abbastanza sì, direi di sì in ripresa dice Poposoft, bene, bene, ottimo io molto bene, molto bene stamattina ho dovuto lavorare però alla fine è stata molto, molto interessante come mattinata e sono appena tornato a casa ho, ho pranzato, mi sono cambiato e adesso eccoci qua. Tra l'altro, c'è un buon caffettino qua, molto caldo che mi attende. Un bello, vabbè. Puntini, puntini, puntini. E... Ottimo, non ho grossi progetti per oggi. Solo devo ricordarmi di andare dal per parrucchiare perché devo tagliare i capelli. Ormai è giunto il momento di dare un, un, una corciatina e una spuntatina. Molto bene, molto, molto bene. Soffoconi al momento ancora no anche se eh, io, io oggi ho provato un po' a chiedere a una signorina se veniva a pranzo e solo che dopo doveva andare dal moroso e quindi mi sembrava un po'... cioè non sapevo che aveva il moroso vabbè, non importa, non importa robe strane, robe strane che succedono e che devono succedere per fortuna Succedono al momento niente Soffoconi. Eh, tanti Sofficini, eh. Sofficini, sì, Soffoconi no. Allora, ehm, io adesso dobbiamo trovare anche un modo però per andare giù. Me l'aveva fatto vedere anche Trust perché lui sta sempre lì che scava. Un modo per andare eh, qua sotto abbiamo una farm qua. Eh, semi-automatica di grano, ma il problema è arrivarci, vabbè, eh, no, di qua è impossibile, buoni anche quelli, è una soluzione di ripiego di tutto rispetto, ci mancherebbe, ci mancherebbe, vediamo se riesco di qua, ah, eccoci qua, eccoci qua, vedi, vabbè, andiamo giù di qua, poi in qualche modo saliremo, questa è la nuova farm di grano, un po' anarchica, però l'importante è che comunque funzioni, e niente, cominciamo a seminare perché ce n'è un po' da fare mm -mm. decisamente non so se mi basteranno questi pochi, questi pochi semi è stato difficile costruirla perché Perché non c'era abbastanza luce e sono stati fatti vari tentativi con le torce, con le luminite, finché Trust ha trovato la dritta con le barre del land io non lo sapevo, ma se non c'è abbastanza luce non ti fa proprio mettere il, il seme, non, non ti fa inseminare, come si suol dire. Molto bella, molto carina, dai, un po' anarchica, siamo partiti con l'idea di farla, ok? Io avevo in mente una roba, lui aveva in mente un'altra roba e alla fine poi questo è il risultato, eh, però l'importante è che funzioni, insomma. Eh. Adesso provo a shiftarmi senza fare troppi danni qua si può aggiustare oppure oppure non crescerà il seme come è il discorso sì e quindi è stata un po' una rottura di scatole ne dovrà arrivare un'altra sicuramente perché comunque la voglio fare nell'end in maniera tale che uno non abbiamo problemi di lag robe e robe del genere e due e, Sarà carino perché abbiamo già spazi molto molto aperti su cui lavorare quindi non c'è troppo da spianare, e non ci sarà troppo lavoro, ci sarà solo da portare la terra che, che, che insomma, vive in abbondanza anche nei nostri magazzini, nei nostri depositi e tanta roba qua. Io intanto sistemo, poi boh, vedremo. Ok, quindi sto lato qua non è fatto ancora poi sì ne rimane qualcuno però vabbè pazienza forse non arriva manco l'acqua o forse eh, non arriva l'acqua tanta roba sì lei oggi che progetti ha che programmi ha proprio soft eh, robe serie anche lei robe di soffoconi o ho sofficini. <ride> o sofficini anche per lei. Ottimo. Eccoci qua. Semina un seme dopo l'altro. Alla fine viene su una foresta. Come dicono. E quindi eccoci qua. Io ancora non vi ho invitati. Come sempre ovviamente se questi contenuti sono di vostro gradimento di uh, iscrivervi al canale, lasciare un like, un dislike commentate, insultate, fate quello che volete, insomma l'importante è che vi ricordate comunque di tenerla sempre ben lubrificata, eh, questo è, è l'importante. Molto bene. Mamma mia, mamma mia, e robe, robe assurde. Ciao, cerco un tester per un modpack RPG RP che sto creando per un server. E, beh, caro Frenzi, casomai se hai piacere, se lei ha piacere, mi contatti pure in privato e mi spieghi bene eh, che cosa cerca, che cosa vuole e tutto quello di cui poi abbiamo bisogno per eventualmente fare questo test. Molto volentieri, grazie mille, grazie mille. E quindi dicevamo che seme dopo seme riusciamo anche a creare grosse grosse quantità industriali di grano anche perché comunque ci servono parecchi non so se lei poposoft poi abbia visto anche la, la farma nuova di mucche gigante e, eh, eh, bisogna, bisogna, bisogna bisogna farmare grano tanto grano tanto grano quindi qua adesso bevo caffettino rpg che è rpg che è io RPG, manco so che cacchio vuol dire. Comunque interessante se sta creando lei qualcosa, una mod, bravo, bravo. Mi faccia sapere, mi scriva un messaggio su Twitch. E mi spieghi per bene perché io sono proprio un abbo Ah, che buono sto caffè, caspita! Mamma mia! Il caffè più buono della giornata è proprio tra l'altro sarà anche l'ultimo perché se bevo caffè oltre le 13 di solito poi faccio fatica anche ad addormentarmi ma ce lo gustiamo molto bene il caffè ah, wow. eccoci qua quindi un buon, sabato, un buon sabato a tutti voi e... Tanta roba, tanta roba, andiamo avanti, dai, che qua c'è un sacco di lavoro da fare. Sono contento, prima, mentre vi stavo salutando, comunque ho dato un'occhiata, se avete fatto caso da farmi di ehm, pane, e il tutto sta incrementando, dato che la parola d'ordine ultimamente è incrementale. Buono che stia incrementando anche la quantità di pane che abbiamo a disposizione, eh che se non ci penso io al cibo qua, beh no, non è vero, non è vero, non è vero. In realtà abbiamo ottime leve, ottimi mesopotamici, che comunque eh, si impegnano per far sì che la terra, questa safe land, come la chiamiamo noi, possa rimanere tale, ma soprattutto possa continuare a prosperare, come è giusto che sia, nei secoli, dei secoli. Adesso io qua sopra eh, non so perché non abbiamo messo nulla, ma credo. Eh no, eh, qua io zappo anche qua, metto anche qua. Non, eh, forse non arriva l'acqua qua, però qui non arriva la musica di che era sta canzone qua boh. qui non arriva la musica mi ricordo solo queste piccole parole molto bene no ma mi sa che qua sto facendo lavoro vabbè, io, io vedo vedo qua il del distributore ma vabbè mettiamoli poi no sto pensando dove andrò a recuperare gli altri semi più che altro adesso senza dover appunto andare a Togliere grano che magari ancora eh, non è maturo. Ottimo. Fine. 12 semi mi sono rimasti. Caspita, ma sta già crescendo così in fretta. E come crescono in fretta? Oh. E come crescono in fretta? <coughs> ok, adesso io devo trovare un modo per tornare su. Da qua. E torniamo dal museo. Dov'è il museo? Dovrebbe essere lì sotto, lì sopra. Oh, non so dove. Ah, eccoci qua. Siamo alla farm di uh, cactus, ferro. Sistema di trasporto che... Qua abbiamo le tartarughe, qua non ci sono ancora collegamenti, ma eh, troveremo un modo sicuramente. Eccoci qua, per uscirne vivi, meno male. Salutiamo le renne e torniamo a prendere un po' di semi. Io credo che a deposito dovrei avere qualcosa, perché qua a magazzino, come abbiamo visto, abbiamo finito tutto, in teoria. Vediamo, vediamo. Eh sì, proviamo ad andare a vedere dall'altra parte. Mega deposito che finiremo. Abbiamo, abbiamo, abbiamo proseguito ieri. Se vi ricordate, se ancora non avete visto il video, potete recuperarlo. Mi raccomando, nel frattempo che lo, lo recuperate, lasciate like e dislike. Allora, dove sto andando? Però? Ah, deposito. Deposito è tutto un, un strade, stradine, non mi piace sta roba, però vabbè, eh, ci fa risparmiare tempo, questo, questo lo devo ammettere alla fine, dai, il sistema, diciamo, sotterraneo di collegamenti offerto gentilmente dalla da, Trust edilizia ci fa risparmiare abbastanza tempo. Allora io i semi li ho messi, non so dove, probabilmente di qua, Spero di averli messi, eh, spero. Eccoli qua. Non è che ne ho tantissimi in realtà. e eh, Buongiorno, buongiorno caro Alessandro, buongiorno a lei. Come va? come va, Buon inizio di fine settimana. Buon inizio di fine settimana. Poi io li prendo tutti. E buona. E buona. Va tutto bene, ottimo, caspita. Che bello. Che bello quando va tutto bene, caspita. Eh sì. Mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. Allora, poi dovremmo dare da mangiare anche a tutte quante le mucchette qua, i maialini, le pecore, i sassi, le luci. No, quello, quella è un'altra storia. Guarda, ma, ma che bello, ma chi è che ha fatto sta roba qua di, dei vi del villager? Non ci credo. Non l'avevo neanche vista. Ma dai. Ma dai. Ma che è sta roba? A me va bene, sinceramente, sono tranquillo, easy, contento, felice anch'io perché sono finalmente eh, tranquillo per poter giocare senza un po' aver fretta, sai, così. E top, top, bravi, bravi, chi ha fatto quella... A parte che cioè, avete distrutto la siepe, eh. Oddio, che devo dire? Mh, bello che era stato chiuso perché avevamo chiuso, ma non mi dispiace nemmeno aperto. Eh? Però eh, almeno poi toglie, toglie, togliamola tutta. Allora, eh? togliamola tutta. Se, se mai, che cosa sono venuto a fare? Eh? ero venuto a vedere sta, sta roba qua. Complimenti, complimenti. Bravi, bravi, bravi. E, mh, Pulcinella, come sta? Pulcinella, sta da Dio? Pulcinella, sta da Dio. Arlecchino non c'è più. Vabbè, dai, andiamo a lavorare. Che meglio, non male. Dice non male, ma sì, dai, ci sta. Ma, ci manca un pezzo di corpo, però perché non può essere che una testa voli da sola così. Questo, è, è, oh, questo lo devo dire, ma non sarà completata ancora. Cioè, magari ancora da completare. Una sfinge del villico ci piace, ci piace. Ma a proposito di sfinge, lei l'ha visto a nubi, Alessandro, sì, che l'ha visto. Però, siccome gli diamo veramente poco, poco, poca, poca importanza, sai cosa ti dico? Che adesso facciamo una panoramica del nostro caro Anubi. Perché? Perché è giusto così. È giusto così. Dobbiamo togliere tutte queste misure, come le aveva chiamate. Diciamo, l'artista. È sempre bello rivederlo. Guarda, eh? che carino! eh. Questo è proprio carino. Però, forse una cosa lei non ha visto, Alessandro dato che oggi siamo un po' così in uh, cazzeggiamento, lei non ha visto che ho cominciato a costruire dentro qua. Allora qua non vi posso spoilerare niente, però ho iniziato a fare un percorso per l'elitra, vede, vede, e voilà. È difficile? Molto, difficile, però si può... Eccola, ecco qua sbaglio sempre tac 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 su su ma mia quasi completo eh. e niente poi voglio fare tutto quanto il giro anzi chissà chissà magari lo continueremo anche oggi e invece qua eh, no non vi posso dire cosa sto costruendo qua non ve lo posso proprio dire però figo 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 e vabbè vi ho spoilerato robe che non avrei dovuto ma vabbè dato che eravamo in giro comunque un saluto al caro vecchio Anubi sa, una è più di mezza al mezzo. Puoi dirlo, puoi dirlo. Eh. Un po' difficile, magari i primi cerchi più larghi, eh, no, caro Alessandro Zen? Eh, perché se li facciamo più larghi, scusi, allora sarebbe troppo facile. Ha avuto modo di entrare, tra l'altro, poi io non l'ho più, più sentita, non le ho più chiesto. Non so se abbia avuto modo di entrare. Aspetta però perché non so dove io che parte entrare sicuro non di qua eccoci qua eccoci qua dove eravamo rimasti qua se non funziona poi aggiusto la whitelist ecco eventualmente faccio una prova alessandro se vuole che così dato finché abbiamo proprio soft qua eh, disponibile senza che poi gli rompo le scatole al telefono se può fare una prova e eventualmente capiamo capiamo se funziona tutto quanto se c'è bisogno di modificare robe allora questo 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 grazie grazie mille molto gentile questo ecco qua niente fine Qua è bello perché tu cioè è talmente grande, no non è grande, però insomma non è neanche piccolo, nel frattempo che tu semini qualcosa fa in tempo anche a crescere. Quindi poi sarà un, un discorso veramente di eh, un quarto d'ora. Sì, non è che produca tantissimo questa eh, farma qua, però a parte che è artisticamente molto bella e, e ci piace, però è comoda dai, cioè alla fine... È fatta sotto, proprio sotto al, al magazzino, dove appunto il chunk comunque più o meno è sempre caricato perché qualcuno c'è sempre più o meno in queste zone. Vieni qua, semini! È che ci vuole tempo a seminare, questo sì, molto. E ancora non è stata inventata una farm, però di grano, almeno su Java, che eh, semini anche da sola. Eh, non so neanche se sia possibile proprio diciamo tecnicamente non credo non credo proprio sarebbe molto figo oddio in realtà un sistema c'è perché eh, la piccola farm che ho, che ho costruito sempre di grano che non è che sfrutti un glitch però insomma qualcosa del genere ha la possibilità di come dire premere F3 più Esk e quindi tu rimani sempre lì con il seme sulla mano destra e continui a schiacciare casomai poi ve lo faccio vedere perché non riesco ad esprimermi in questo momento comunque siamo capiti fero fero rubare giro 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 allora qua, qua questo, questo questo ma lei Poposoft Sanremo l'ha seguito non gliene frega niente c'è qualche canzone o una canzone che le è piaciuta o che le piace particolarmente qualche pennacchietta che, che, che ha diciamo gareggiato che non le dispiace mi chiede whitelist eccoci qua eccoci qua Whitelist adesso Poposoft probabilmente si sistemerà. Whitelist, bene, bene, ottimo, ottimo. Top, direi. Sempre la sicurezza. Safe land, questa è una safe land, ci mancherebbe. Ci mancherebbe, sistemato, dice. Riprovi caro alessandro eccolo Drazen mamma mia il primo Drazen caspita all'interno del server benvenuto benvenuto un vero piacere perfetto grazie grazie mille Poposoft grande ciao ciao dov'è dov che è spawnato dov'è che è spawnato mi dica se ha piacere che le faccio fare un giretto io oppure se vuole fare, uh, diciamo, non spoilerarsi le robe e scoprirle pian pianino da solo. Mi faccia sapere, è un piacere comunque averla tra di noi. Uh, qua, questo, 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 questo. Adesso andiamo giù. Ottimo, ottimo, funziona, perfetto. Facciamo così adesso. Perimetrale, perimetrale. Adesso può giocare quando vuole, il server è sempre acceso. Esattamente. Esattamente. 24 ore in funzione. 24 ore in funzione. Incredibile, entro di notte e piove pure. Madonna, è un bel freschino. Un bel freschino. Giorno e notte, giorno e notte. 24 ore in funzione. Dun dun. <ride> Facciamo a <una> voce. <ride> dai, dai che ritorneremo con gli alert, però devo stare attento perché alcuni tipo Paperissima copy, copyright, cioè al copyright, e non solo, mi sa anche alcuni, ma stranamente anche qualcuno di Mosconi. Eh copyright che è coperto e quindi se no poi viene fuori un casino ma non vedo l'ora sono sul ponte illuminato aspetterò il giorno e... vuole che vada io a dormire vuole che ha bisogno che vado a dormire se non si sente sicuro allora io adesso vengo a prenderla perché non è possibile che lasciamo i nostri amici da soli così le faccio vedere dove può, eh, diciamo, sistemarsi finché non troverà eh, i suoi spazi. Se riesco ad uscire da qua, chiaramente, perché è difficile anche per me. Orientarmi, sebbene insomma siamo qua da un anno quasi. Eccoci qua, caro Alessandro, sto arrivando. Eh. Oppure se vuole trascorrere la notte, però comunque poi saprà dove tornare in caso di necessità. Il ponte illuminato, eh quel ponte lì, tanta roba, tanta tanta roba. È eh, notte fonda pure, e piove. Io da un bel po' di tempo non sento più il rumore della pioggia, non riesco più a capire, non, non riesco a capire per quale motivo. Perché l'audio è tutto è ok, tutto a posto. ma... <ride> se dorme basta la metà dei giocatori per fare giorno infatti, infatti che magari non volevo che rovinare la prima nottata del signor Alessandro ma è questo il ponte di ponte illuminato? ma è sotto il ponte? ah, eccolo eccolo ma buongiorno ma, ma, anzi, buonanotte benvenuto Wow, guarda che skin, guarda che skin, incredibile, incredibile, fatemi fare subito uno screenshot, caspita, questa va direttamente come copertina, e bene, venga, 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 caro, mi, mi segua, mi segua, anzi, dopo di lei, vada, va, 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 vada, vadi pure verso nord, andiamo verso nord un secondino, che nell'eventualità se ha bisogno di dormire o robe del genere, finché non ha trovato la sua misura è come Svolazza o il mantello di Alessandro si può stabilire lì abbiamo proprio una stanza per gli ospiti cioè gli ospiti per, per diciamo i primi i primi giorni qua siamo allora, da quella parte là era il borgo vecchio praticamente quindi siamo sponati poi un giorno magari faremo un giro comunque scoprirà da solo le varie robe Qui invece siamo al Borgo Nuovo, Borgo Nuovo, questo è un magazzino dove noi praticamente portiamo le robe e, e basta. Cioè si cerca sempre di e, e riempirlo, poi è, è difficile. Lei, per qualsiasi necessità, ai primi, i primi tempi, potrà tranquillamente salire queste scale. Vede, trova zona ricreativa e camere, nel caso adesso volesse dormire, robe del, del genere, sa che ha una stanza. Qui può cucinarsi qualcosa, nell'eventualità, qui può mangiare e quant'altro. E qua c'è la cameretta degli ospiti, no, anzi qua no. Qua, vede? Eccoci qua. Questa è la cameretta del... C'è cioè per chi insomma non sa dove andare, eccoci qua. E <ride> sogni d'oro, anzi buongiorno, buongiorno. Eccoci qua. Qui c'è un messaggio per lei se lo vuole leggere, anzi glielo leggo io. Benvenuto. Spero che questa stanza ti sia accogliente per il periodo breve o lungo che trascorrerai in questo magnifico mondo e magnifico villaggio chiamato Mesopotamia. Buona fortuna e comportati bene, caro Alessandro. Un vero piacere, un vero onore. Se hai bisogno di qualsiasi cosa, mi può scrivere. Io al momento eh, sono qui sotto perché devo continuare a seminare. Perché da 60 fps qui è sceso a 18? Non saprei, forse siamo vicini a entità, robe, che ne so. Io ne faccio pochissimi, cioè io ne faccio 20, veda lei, veda lei. Eh, non, non glielo so dire, non glielo so dire. Comunque questa è una zona abbastanza piena di, di robe, però non glielo so dire. Ecco, ecco fatto, quindi se non sa dove dormire la, no la notte ora sa che qui insomma si può tranquillamente corricare io se se posso continuo a seminare qua sotto lei se vuole venire con me può farlo faccia quello che vuole qualsiasi cosa abbia bisogno io ci sono grazie e buona permanenza un vero onore mi sa che qua adesso... Mi, eh, ah no no, pensavo che stavo facendo un, un casino. Ok, grazie di tutto, appena trovo posto avviso. In che senso? Ah sì sì, no, lei può fare tutto quello che vuole. Tutto quello che vuole. Io ho, mi sa che però ho sbagliato qua. La, lato, dovevo andarmene dall'altra parte. Ma ah, sì. Urge. Uh, urge diciamo una, un collegamento a questa farm. Un posticino per farmi una, una piccola base mia, ma è chiaro, chiaro. Allora, eccoci qua. Torniamo un secondo giù. Uh, non pensavo portasse via così tanto tempo l'inseminazione qua. Di solito ci si mette poco. Insomma, pure c'è già un punto da consigliarmi. Allora, intanto prima roba vuole, cioè, vuole stare vi vicino a diciamo il centro. Quindi, che potrebbe essere questo qua, diciamo che il Borgo Nuovo è il centro. Oppure cioè, vuole stare in periferia, vuole come dire, approfittare di tutte quante le farm che ci sono già qui e quindi essere comunque abbastanza certo di eh, caricare i vari chunk mentre sta facendo altro, oppure vuole totalmente isolarsi e fare tipo una land tutta per, per conto suo e quant'altro. Intanto partiamo da qua che così poi le posso consigliare meglio. A me basta un albero vicino, vicino. Madonna qua è pieno di alberi. Pieno. Lei può mettersi dove vuole in realtà. E da co consigliarle io l'unica roba che le consiglierei cioè, è poi eventualmente non scavare in queste zone se vuole cercare materiale perché abbiamo scavato ovunque. Buongiorno Antonio e vabbè poi tanto. Vabbè, le faccio fare una piccola panoramica se vuole. Allora, vediamo qua. Se riusciamo a risalire più che altro. Io sto facendo un bellissimo albero custom che poi porta ad altre robe. Ehi, là, ciao Antonio. Buongiorno, buongiorno. Aspetta, perché non so se mi sente. Tra l'altro, avvertiamolo. Eccoci qua. Eh, allora, per dire, i ragazzi tipo Carlo e Fida, Antonio, qua e là, anche loro erano un po' de, 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 de quell di quell'idea lì e quindi hanno cercato luoghi, diciamo, periferici, ovviamente già alle costruzioni che abbiamo, perché è così. E io qua, cioè, qua vede, è tutto libero in realtà, perché qua c'è un, un tribunale che non so, non, non so nemmeno se riusciremo a, complet a completarlo però boh, vabbè. se lei vuole un albero questo è un albero be al bellissimo che avevamo cominciato io e Carlo e però è ovviamente tutto quanto da rifare l'idea qua era proprio quella di eh, farci un'entrata un un quindi chiuderlo tutto ovviamente far, un far sì che cioè, sia un albero figo e poi io avevo fatto queste torri qua dove, eh. qua avrebbe un sacco di spazio oppure c'è cioè, alberino cioè qua è pieno di alberi la sto un po' portando al di, al, al, al di fuori perché? perché se andiamo verso l'interno come può vedere eh, sì insomma è già tutto completo. un normale albero anche qua volendo potrebbe costruire io non so lei che cosa abbia in mente quindi può allora lei faccia come vuole costruisca dove vuole ovviamente magari c'è cioè, un alberi come vede ce ne sono ovunque e... Ecco, cioè, l'importante è che magari eh, non prenda cioè, questo albero qua, eh, è cioè, ovvio che qua cioè, che cosa mi viene, se mi viene in mezzo alla piazza è libero, è libero, è libero Alessandro, è libero. Ovviamente sa che più uh, si sposta e più trova spazi enormi, io ad esempio adesso ultimamente sto colonizzando questa zona qua e vede cioè, da qua in poi, va, guarda quanti alberi, cioè, se vuole potrebbe anche venire da ste parti qua, così poi saremo vicini, qua è tutto quanto vergine, a parte penso il sotterraneo, perché, boh, c'è sta zona qua, oppure può andare in questa zona qua, e tipo da qua in poi, cioè per dire tutto, cioè, si mette dove vuole, si mette dove vuole, si basta che non costruisca insomma, eh, sopra le, le altre proprietà, ma penso sia palese. Dove meglio preferisce, caro Alessandro? Eh? Grande Antonio, eh? cominciamo bene 5 pubblicità, ma come 5 pubblicità? Ma in che senso? Ma com'è possibile? Comunque, benvenuto e ben ritrovato anche a lei, caro Antonio. Un piacere, un vero piacere. Come va col progetto? Col progetto che non posso spoilerare. Come sta andando, è ancora vivo? è ancora vivo <coughs> scusate eh. sempre pubblicità sempre pubblicità e invece, per, ecco perché, perché l'ho fatto tutto sto, sto pippone. Perché, ad esempio, Antonio eh, lui ha deciso di andare lontano, capito? E subito si era diciamo stabilito. Potevo farle vedere anche la zona di Antonio. Però magari si arrabbia. Poi ha deciso di andare lontano. Quindi, per questo le chiedevo: insomma, per consigliarle posti. Poi, lontano, ovviamente. Io purtroppo non posso più usarlo. Il teletrasporto. E quindi se no le farei vedere tanti posti belli e vergini ma li scoprirà da sé mannaggia dio adesso qua come cazzo faccio uscire io da qua mi devo inventare qualcosa raga tipo questo vediamo vediamo se orcob... ah no. non si sale sopra la ma porca mannaggia Cosa sto facendo? Sto seminando eh, grano su questa farm che non so se avete già visto, che abbiamo fatto proprio sotto al, al magazzino, sotto al museo. Ecco, sotto a quello che sarà il museo farm semi automatica di grano. Eh, la prima di una serie che andremo a fare. La prossima sarà nell'end e niente. Siccome appunto ancora non l'ho eh, provata, anzi, sì, l'ho provata solo una volta, però volevo, insomma. Seminare tutto e, e, e riprovare. Eccoci qua. Al momento mi sto occupando di questa cosa qua. La mia mi ha fatto incazzare, anche perché come. Ah sì, l'ha provata la sua, anche lei ne, aveva, ne stava testando una. Perché l'ha fatta arrabbiare? Non funziona? Ha sbagliato, ha sbagliato forse misure? Comunque, Alessandro, le presento Antonio. Antonio, le presento Alessandro. Nuovo, diciamo, come dire, eh, ospite, su supervisore. Supervisore Alessandro, eh. Proprio. Pro, da quello che sappiamo, è un pro di Minecraft. Ne sa, ne sa, ne sa. Ecco qua. Lei da dove, da dove digita Alessandro, se possiamo saperlo? Da quale parte del mondo ci scrive, gioca? Ci degna della sua presenza? Se possiamo saperlo. Oh, ho finito i semi. Qualcuno ha semi di, di grano? Non ne ho più io. E non ho voglia di prenderli. Cazzo, siamo sempre. Se Ah, ne ha tanti. Me ne può portare qualche stack per, per, per cortesia? Sardegna, wow. Ma che bello. Un bello piacere, Alessandro. Eh? Un vero piacere. Come fa, com è il meteo lì? Inizia a fare un po' caldino? Ancora no, ancora no. Ok, grazie mille, molto gentile. Aspetta perché dobbiamo finire questa fettina. Ultimo stack, stack, <ride> e adesso non è più, tac, è stack, e avanti così. Insomma, cosa è successo con questa farm di grano, Antonio? Ci, ci, ci racconti, ci racconti, ci faccia sapere. Guarda quanta roba, oh, tanta roba, e voilà. Seminiamo anche dove prima magari ci siamo dimenticati. Sperando che sia un punto comunque coperto dall'acqua. Ma è vicinissimo quindi, yes. Ecco, ecco, ecco questo. Eccoci qua. Bene. Eeeh. Sempre freddo per lei. Eh. eh siamo ancora a febbraio tanti, di fatto E che sai almeno qui invece io vivo a, in veneto in provincia di eh, vicenza qui diciamo che questa settimana ha fatto un po più caldo rispetto ai giorni scorsi e ci siamo un po mm, ma guarda dove mi sono imbucato dio boi e ci siamo un po uh, lusingati ecco, mettiamola così e... Consapevoli del fatto che arriverà nuovamente, <ride> arriveranno ancora giornate di freddo, di gelo e quant'altro. Però, 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 dai, pian pianino possiamo non chiamarci fuori dalla brutta stagione, ma, ma siamo sulla buona strada. Siamo sulla buonina strada, dai, mettiamola così. E qua è un problema, Tosi. Cioè, io ho bisogno di un'entrata e di un'uscita. Qua c'è la farma di cacchio, di niente. Assurdo, Dio, boh. Persi proprio. Perso sotto casa. <ride> Incredibile. Dove sei? Eh, se lo sapessi... Eh, Sono sotto al magazzino, eh, cioè... Se riesco salgo, Antonio, eh. Sto, sto, sto cercando di raggiungere il magazzino eh. vediamo io alla farm aspetta adesso la vedo eh. adesso l'ho visto eccolo eccolo ma salve anche lei è un po' impossibilitato a muoversi la raggiungo io arcoboia vabbè eh, to leviamo questo buongiorno come va, come va? Oh uh, guarda quanti semini, grazie mille, molto gentile. Boh, Basta, non ho più spazio a posto top, top del top! Grazie infinite. Molto gentile. E quindi che problemi ha avuto lei invece con la sua farm di grano? Che mi stava dicendo prima? Oh, io siccome devo continuare a seminare, faccio così, però lei se vuole passare fa la stessa roba. Ah, di lunghezza, ok, ok, bisogna calcolare effettivamente. Complimenti Alessandro che ha già compiuto il primo, il primo progresso, Metà della pietra, molto bene. Sì, bisogna calcolarle quelle robe lì, in effetti anch'io non, non ho ancora capito come funziona, meno male c'è la trust. E poi qua abbiamo fatto tutto in diagonale, cioè tutto vedi in circolare quindi c'erano cioè, gli angoli da calcolare, robe varie. l'acqua non arriva alla fine, arriva solo al primo piano. Ma e... hmm, che strano. Poi la fontana bugga tutta, che strano lei ha seguito passo passo un tutorial per farlo oppure cioè oppure c'è cioè, la fatta tipo di testa sua io voglio fare quella nel land, assolutamente io l'ho creata e, so, e so come fare e meno male meno male che lo sa so. Sei sì, se non lo sapeva e... <ride> Eh no, io no, non so come farlo, però intanto preparo tutto quanto il terrazzamento, poi si vedrà. Si vedrà. Salve. Qua noi abbiamo gli ingegneri, meno male per fortuna. Quasi sempre a disposizione. Che dice Antonio? Questi semi sono delle mie farm, coltivati. Ah, proprio roba a chilometro zero, quindi. Tutto bio. Bello. Ottimo, caspita. Poi, sai, allora è buono. Verrà buono sto, sto grano. Vedrai poi le mucche. Che, che, che carne saporita che avremo. Vedrai, vedrai. Eh sì, eh. Certo. Questa farm è stata fatta proprio per dar da mangiare alle mucche. E quindi, oh, eh, se mi dice che è tutto chilometro zero, tanta roba. Comunque se ne vanno via che è un piacere, sti, sti semi. Eh. Anche qua ci ho messo già, ci avrò messo già boh, 20-22 stack di, di semi. E poi praticamente, dopo fra dieci minuti, eh, apriamo i rubinetti e vediamo, io so già quanto riusciamo a coltivare eh? poca roba, però <ride> intanto in modo semi automatico ci sta. Ci sta tutta. Signor Alessandro, come come procede? Come procede? Beh, sta già facendo molti progressi, in realtà. Molti. E eh, presidente presidente bene presidente eccolo <ride> bella questa questa devo clipparla scusate ma no, questa qua dobbiamo clipparla per forza mi è piaciuta troppo allora vediamo un attimo eh, vediamo se riesco, se faccio in tempo in teoria sì uh, scusate eh. Scusate, salto di qualità. Addirittura, mamma mia, complimenti. Complimenti. Salto di scusate, l'eco. Scusate, scusate. Okay. Top. top, top, top quality. <ride> top quality. Come la intitoliamo sta clip, Antonio? Come la intitoliamo sta clip? Allora. Ma non so se avete visto le clip, quelle che aveva fatto Trust quando lei mi, mi lanciava le robe, le pozioni, robe invisibili. Ne ho, cari ne ho caricate un paio, eh. Ah, l'ho visto. Eh, eh. Lo stregone, Dio, va. Boh. Lo stregone. Ok, qua abbiamo terminato. Questo io non so se anche se fare, sto tratto qua, ma in realtà sì. No, commentato no, commentato no. Perché avrei risposto. Voi non commentate mai i miei video. Per quanto io vi possa esordire a farlo, siete proprio dei paro, veramente, ingrati. Ah, la faccina? Ah, ok. Ma io non ho risposto. Che strano. Che strano. Allora, andiamo avanti. <coughs> ho finito? Ogni video? Grande! Eh, prendete tutti esempio d'Antonio, mannaggia. Se non sapete cosa scrivere, fate le faccine. A parte che di complimenti da farmene... Cioè ne dovreste avere a uh, scatoloni, però se proprio proprio mettete un dislike, like dislike, like dislike. Ok oh siamo arrivati quasi al centro, Raga del mondo. Qui adesso vi faccio vedere, c'è proprio la uh, vetrina poi per poter come dire. Uh, gioire e godere del momento in cui andremo poi a uh, raccogliere in modo automatico tutto questo grano. In parte biologico, <coughs> mi faceva ridere. Poi ho messo uh, le emoji del cuore. Eh, così si fa. Caspita, un po' di sostegno, un po' d'amore. Grazie, grazie. Molto gentile, molto gentile. Ok, io sono arrivato al centro. Poi ci sarà anche un discorso di punto di prelevo qua sotto, io non so come fare per andare giù perché non ho visto, ma eh, va bene lo stesso. E invece qua abbiamo, qua sopra vedete, c'è il punto di osservazione. Tac. Ops. Eh, eh, esatto, sarebbe proprio di qua. Chi può dormire? Ehm, pa, pa, pa. Io tra un pochino, però c'è cioè tra un secondo, vediamo. Io dice Antonio. Vediamo se riesco anch'io a risalire. Ecco, a posto, perfetto, ottimo. Top. Grazie mille. Allora, dicevo, da qualche parte qua c'è l'entrata per il vede qua ecco qua premere una volta per accendere o oh, spegnere Ov ovviamente non lo faremo adesso ma ah ma non è finito caspita non ho finito non ho finito un cacchio non ho finito di seminare ma quando sarà tutto quanto eh, ben ovviamente seminato eh, pensavo di aver finito invece C è seminato quando sarà tutto quanto cresciuto ha visto Antonio che bella vista da lì, come i vari proprio boss. Vedete, c'è chi lavora, io, e c'è chi osserva lui. Vedete, è così. È sempre così, è sempre così. Cioè, c'è chi lavora e c'è chi osserva. Ottimo. <ride> Top, devo dire, top quality. Top quality. Allora. Molto bene. Adesso eh, mi mancava ancora questa fettina qua, non ci avevo mica fatto caso io. Eh? Nel frattempo l'ala ovest è quasi già matura pure, quindi... Ma noi non abbiamo fretta, assolutamente. Ops. Ce la faremo, non ce la faremo. Sto facendo un altro progetto, un'altra base definitiva, grande. Ma com'è ancora un'altra? Ma quello lì, vicino a dove avevo il rifugio, contrast. Sta proseguendo lì con i discorsi i lavori della sabbia, robe o è tutto bloccato? Ancora più grande. Si dice bene, bene. Ancora di de più definitiva quante basi Antonio però eh? Antonio vuole fare la guerra a tutti in realtà eh? c'è base in giro ovunque è un po' come la la Nato si può dire? non lo so boh io l'ho detto quella è una base acquatica eh, ci sta ci sta, ci sta in effetti Giovanotti, io vado a fare la spesa più tardi. Buona spesa, buona spesa più tardi e grazie ancora, grazie ancora sempre per il supporto. E ci vediamo più tardi, ci vediamo più tardi sicuramente. Ci oddio, ci vediamo. Ci sentiamo, ci leggiamo. Buona spesa, mi raccomando, mi raccomando. Occhio alle pennacchie, perché ai supermercati sono abbastanza... Cattive, cattivelle. Eh? Quindi fa faccia attenzione, non si faccia coinvolgere troppo. Eh? Mi raccomando. Buona passeggiata e buona spesa. Allora, noi invece andiamo avanti a seminare per forza. Non manca tantissimo, ma mica abbiamo finito. Ancora non abbiamo finito. E quindi andiamo avanti. Avanti tutta mi dimentico sempre di shiftare quando scendo affinché così da non rovinare il terreno sottostante pure eccoci qua perfetto andiamo avanti oppure basta saltare sopra l'angolino oddio mica tanto si sì, l'angolino ma che sia proprio l'angolino eh Ci vuole tanta roba per fare la base definitiva. Tre ceste grandi, tre ceste grandi solo di. cioè, tipo materiale da costruzione, intende. Cioè, tre ceste grandi di, di stack di blocchi da costruzione, immagino. Abbiamo finito qua. In teoria, erano ancora là, Antonio. Dovremmo aver finito. Eh. Vediamo. Direi proprio di sì. Bene. Allora, sai cosa ti dico? Ah, il museo è lì. Allora, se il museo è lì. Prossimo museo, diciamo eh, non è ancora non c'è nulla, c'è solo la struttura esterna. E qualche rifinitura, potrei fare anche una scala tipo di legno che va su, tipo così. Per, giusto per perché ogni volta se sennò... no, aspetta, però, perché forse qua, magari trasta, ha fatto qualche accesso da qua. Vediamo. Boh. Non direi. Non direi. Ci mettiamo degli scalini lì, e eh, come no, così intanto finché cresce il grano. Ecco, magari servito di spaccarlo. Sarebbe anche meglio. Abbiate un attimo di pazienza. Gentildonne e gentildonni donni soprattutto d'arco. Vado a prendere mezzo caffè, torno subito arrivo subito. Voi ovviamente nel frattempo, se qualora questi contenuti fossero di vostro gradimento, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un dislike, un commento, un insulto, attivate tutte le campanelline. Ma soprattutto ricordatevi di splenderla. Torno veramente tra pochissimo crescono così in fretta complimenti Drazen complimenti arrivo veramente subito eh. Eccoci eccoci qua. Scusatemi. Oh là. Quindi dicevamo scalini di legno. Legno siamo veramente messi male a legno. Infatti, devo per forza aggiustare la farm di legno perché altrimenti, raga. Siamo messi troppo male. No, aspetta, mi sta abbandonando l'accendino pure. Boh, quindi, scalettine di legno, nel frattempo che eh, cresce questo grano, e poi la azioniamo, poi la E dopo, ovviamente, diamo da mangiare alle eh, mucche. a morire Fabio, non morire. Vediamo se riusciamo a vedere Alessandro, dove sta. Vediamo, vediamo. Secondo voi, dove è andato? Da che parte? Vediamo, vediamo, vediamo. Che bello sto faro. Complimenti. Vediamo, vediamo. Se lo becchiamo in giro. Dovremmo finire anche tutte queste costruzioni, ovviamente. Non lo so, non lo so. Proviamo a fare un giretto. Ma, giretto easy. Niente niente da fare e eh vabbè non lo trovo preoccupiamoci del, delle scalette allora 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 legno io ho zero legno proprio po pochissimo le ne ho usato tanto ieri per costruire le ceste tuttavia insomma per fare delle scalette non credo avrò bisogno di chissà quale numero enorme di legno ma <ride> capiamo scopriamolo, scopriamolo insieme scopriamolo insieme allora questo via, qua facciamo un po' d'ordine via anche questo devo portare subito perché poi altrimenti mi dimentico la canna da pesca è un regalo lo devo portare nel, nel cesto dei regali e quindi, perché sennò dopo lo perdo, hai capito? Se riesco a prendere il volo. Qua prima o dopo continueremo anche questo progetto, chiaramente. Ci vuole tempo, raga, pazienza. E tanto materiale. Oh, quanto tempo anche che non passavo. Qui ci vengo solo quando mi fate i regali, sostanzialmente perché li custodisco molto gelosamente proprio qua dentro e, e, e la canna da pesca eccola qua eccola qua molto bene top direi possiamo pure tornare tornarcene da dove siamo venuti e anche tutta sta zona qua dobbiamo cioè, boh, cioè io voglio costruire l'isola che non c'è raga cioè Qua abbiamo iniziato a fare tante robe. <ride> Aspetta un attimo che, che, che scendo Antonio poi accetto subito il TP, però volevo scendere perché sto in volo. Ecco qua, sopra il ponte della pennacchia. Accettiamo. E voilà. <coughs> Pensavo ci avesse già abbandonati. Come mai indossa lo scudo, Antonio? O ce l'aveva anche prima lo scudo? C'era sempre lo scudo, Antonio, lei sì? Proprio come i veri guerrieri? O sbaglio? Allora, io voglio costruire delle scalette. Mi vuole dare una mano? Secondo me Antonio è venuto per picchiarmi Secondo me è cioè già va, la carota d'oro in mano e lo scudo Secondo me è venuto per picchiarmi Allora, ho perso la spada più forte di Minecraft Ma come? Ma com'è che ha fatto a perderla? Io non ce l'ho Io ho la mia, mia bookin Vabbè no, la spada più forte di Minecraft è la mia È questa qua mi piacciono i sabati spavaldi, dice Filone Pippo? Piacciono pure a noi. Complimenti, benvenuto, benvenuto. Vedo che siamo nella stessa lunghezza d'onda, stessa misura, mi fa piacere. Caro Filone, ben trovato. Non ti sento. Beh, come mai non mi sente? Cosa sta succedendo? Prova, 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 prova. Ah, perché c'è la pubblicità. Mannaggia, Dio. Ma io perché continuo a togliere la pubblicità e e questa continua ad apparire... Bah. Ma. Ma siamo ancora collegati? Beh, sto un po' lagghicchiando in effetti, eh. Però c'è l'interruzione pubblicitaria. E niente, un minuto di pubblicità, non ho sentuto, sentito nulla. Un vero peccato. E un vero, vero peccato. Ora ti sento, no? Dicevo Antonio, appunto primo, la spada più forte di Minecraft è la mia. Punto secondo, non riesco a capire come ha fatto a perderla, cioè dove l'abbia la, persa. Io sei, dice. Voglio, oh, raga, le, le pubblicità le ho tolte eh, totalmente, però continuano ad andare up, quindi non so cosa dire. Un bug, dice. Eh sì, per via di un bug lei perde la spada, mi sembra molto strano. Mi sembra molto strano. Comunque Filone, non so se mi sente, eh, stavo dicendo che mi fa molto piacere che anche a lei piacciono i, i sabati spavaldi proprio perché eh, cioè siamo nella stessa onda e quindi tanta roba, benvenuto, mi fa molto piacere, anche lei gioca a Minecraft, eventualmente ce lo comunichi, no, ma sono automatiche di Twitch, ah ecco vedi, quindi top. E peccato Antonio, mi dispiace per la spada, però sono sicuro che riuscirà comunque a farne un'altra. Ancora più potente. C'era un raid e sono morto e non mi sono trovato la spada. Bah, è strano. Eh? Forse gliel'hanno fregata. Forse qualcuno di quei brutti assassini gliel'hanno fregata. È possibile? Perché tipo gli scheletri, gli zombie te la possono fregare la spada. Quei pillager là non, non saprei. Io sto andando, sto andando a magazzino a costruire gli scalini. Eh? Quindi non, non me ne voglia i eh, brutti ceffi sì brutti ceffi sì ma veramente cioè, ogni volta vengono disturbati vabbè ma è un roll server è un server diciamo privato eh, di amici eh, gestito e ospitato presso cioè, non è una roba online un server gestito e ospitato da un, dal caro pop soft Serve di amici, se ha piacere di entrare, se gioca mi faccia sapere molto volentieri le daremo, diciamo, tutte quante le dritte per poter entrare. Una roba semplice, eh? Questa era la farma di cui vi parlavo prima. Il problema è che deve essere sempre piena zeppa di eh, bombil, altrimenti um, ti, ti produce un sacco di, di, di semi. L'ho visto, dice, eh. Allora. Uh, Cos'è che ha visto? No, 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 mi, mi son perso, forse. Eh. Io la sapevo. Che cosa? Quella micro farm lì? Allora, legno mi serve. Mi serve legno. Uh... Ha trovato la spada? Eh, me lo stavo chiedendo anch'io, ma secondo me no. Secondo me no. Vabbè, useremo questo, dio boh. Beh, a parte che qua ne ho già 11... Ah, bravo, fammi vedere se ne ho in giro. Ah, la farm. Che dico io che. Okay. Ah, ma ne ho guarda qua scalette top. Queste sono già dovrebbero bastare. Eh. Queste dovrebbero bastare. Comunque, noi qua siamo in Java, caro Filone. E se vuole entrare, le do tranquillamente il link del gruppo Telegram dopodiché mi manderà un messaggio in privato scrivendomi il suo nome utente e una password che inventerà la sua scelta proprio che userà solo per, per l'accesso a questo server qua io comunicherò girerò tutto quanto al buon poposoft e poi adesso è uscito è andato a fare la spesa comunque non appena avrà un secondo uh... che roba è sta qua? ma cosa ha fatto Antonio? Che storia, non l'avevo mai vista. Credo che stia tirando una lagata. Eh sì, eh sì. No, eh, io ho mica qua connessione. connessione brutta, apparecchiatura brutta e quindi sì, ci siamo abituati. Ma come ha fatto a sussurrare? Ti ha sussurrato. Ciao, ti parlo in privato. Eh, ma non puoi parlarmi in privato finché sto in live, Antonio ti vedo fermo con il pollo in mano ah no no, soffermo io, senso io che soffermo eh? si sì, no no, so soffermo io soffermo io allora <ride> dicevamo, mettiamoci delle stesse scalette che eh, mal non fanno le mettiamo, abbiamo detto che eh, lì c'è, vediamo vediamo com'è il discorso qua com'è il discorso? Boh. allora Così nel frattempo cresce tutto e poi tiriamo lo sciacquone. Allora... Adiacenti al museo le devo fare. Adiacenti al museo. Quindi... Uh, Dov'è? Là. Là. Qua devo farle tipo. Ok. Sì, mi piace. Oh yes, fermo con il pollo in mano. No? Ero fermo. Tuttavia, ogni tanto tiriamo de dei bei laggoni. Eh? Caro filone. Eh, la invito se vuole, se è piacere. Eh, se vuole magari recuperare un po' di, di storia di questo mondo. A iscriversi al canale YouTube. Punto esclamativo YouTube. Lì carico, ricarico praticamente sempre tutte quante le live perché mi piace, voglio tenere traccia. Poi se escono delle clip divertenti ricarico pure quelle. Zero editing proprio perché manca il tempo, manca, mancano anche le apparecchiature, ma più che altro il tempo è tutto molto wild, ma molto molto diciamo. Cheap. Ci, ci divertiamo. Insomma, ho dovuto fare un F5 perché ancora eri allo storage. Ma dai! Ma che. che, che quindi, vuol, cosa vuol dire che sto io a. C'ho tanto di lei? C'ho tanto di lei? Antonio, ti sto spiando, no? Allora, fatemi lavorare. Raga, perché sennò qua, oh, che è? Ah, ti vedo, Antonio. Ti vedo. La vedo, la vedo. La sto, la sto vedendo, la sto vedendo. Sì, può essere che a volte si incanta, eh. Ok. Molto bene. Qua va la trasta, mi ha fatto esplodere praticamente mezzo... Mezzo... Um, museo. Cioè, mezza struttura di che conterrà il museo eh, qua ho sbagliato però però intanto noi dopo seguiremo le scale edo eh, che, che te segui qua che te segui Fabio porco Giuda beh posso andare su di qua posso fare così tac 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 poi facciamo così guardi che la sto vedendo Antonio Occhio che la vedo. Guarda, tutto è mega di, è mega spacca fuori a tutto. Guarda. Anzi potrei addirittura Guarda? Ti è... no! Come? Eh lo so io come. No, 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 no. No, no, che macello. Che macello, Dio. Dio. Quindi mi racconti, filone, gioca a Minecraft anche lei? O ci giocava o che ne so. Adesso sì. Ti ha sussurrato, aiuto, paura. No. Ma che è, insomma, un film horror, Dio. Sai bon. che poi non dormo più stanotte. Ti ha sussurrato. Sarà tipo, mi sta tipo mandando... Messaggi che probabilmente leggo solo io in chat, solo che dato che li leggo, eh, ho capito, ho capito. Ok, ora ti ha sussurrato qua. No, ho paura io, dai, che dopo mi viene l'ansia. Ma qualche, qui, qua, qua. ma dov'è? Ma dov'è? Qui, qua, qua. Uh... Dai, però queste scale, raga, cioè, vuoi vedere. Eccoci qua. Molto bene. Eccolo. Pare che ti vedo, eh. Pare che ti vedo. Ok, sì, l'idea è questa qua. Ok, sarà un po' difficile, però. Vedi, una volta che poi noi io salgo qua, tac, qua c'è una trappola. Perché chi, se, se tu sali di qua non vai da nessuna parte. Ma se fai un piccolo saltello, voilà! No, 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 cioè non come questo. Vabbè, siamo capiti. Siamo capiti. Quanto ci impiegherà ancora per crescere tutto sto grano? Cioè dovrebbe metterci 5 minuti, in teoria. Eppure vabbè intanto diamo, diamo da mangiare al resto dei, degli animali mi sembra buona cosa e giusta farlo ah, anche qua tutte le scale cioè, tutto, avete distrutto tutto raga cioè. io non capisco non mi capacito guarda, guarda Dio assurdo e dai ok, ottimo ce la farò? sì come no? come no? Dopo direi allora facciamo le robe con calma prendi la ricorsa Oop. niente vabbè dai mi sono rotto le scatole eccoci qua almeno ok let's go e bene fatemi prendere nota un attimo, perché c'è eh, del materiale molto interessante da visionare. 1.14 top, top quality. Che, è che mi sta dai, però, dai, su via, su via, perché mi vuole far tribolare così. E poi, che, che, cioè, dove se ne va con quella con quell'accetta in mano, così? Ah, meno male che l'ha cambiata così minaccioso tenga si nutra allora vediamo se riusciamo a salire dov'è l'uscita eccola eh, qua le top allora prendiamo il grano mettiamo tipo tre stack poi prendiamo delle carotine e basta direi per il momento mangiali tu ah no mangiatevi tu i semi beh sono buoni i semi eh. allora, mettiamo a posto ste scale scale le mettiamo qua se c'è spazio non c'è spazio si sì, c'è spazio uno slot giusto avevamo Ora stiamo. Ora ho tirato un laggone, forse. Eh sì. <coughs> e Andiamo al lab. Anche al lab avete mi avete distrutto le api. Cioè, meno male ho costruito la farm di api. Eh, poi adesso ve la, fac la faccio vedere. Ho costruito una farm di api automatica. Meno male. Cioè, sì, di api, di miele, di favi. Qua, come si è messi? Ah, beh, ce n'è roba. Sì sì ti preparo io una cosa Ma che cosa? Ma de che Prepari prepari che poi veniamo tutti a mangiare Allora mm, fammi salire di qua No perché voi veramente non date un cacchio da mangiare a sta roba Qua è come siamo messi a uova Tio boh Qualcuno vuole delle uova? Se vi servono uova, sappiate che siamo pieni. Come in realtà siamo pieni di un po' tutto quanto? È, è, è pieno qua Antonio se le servono uova? Qua ab dove sto io. Anche poi mi dirà che cosa se, se ne sta facendo di tutte quelle uova lì. Però non venite mai a dare da mangiare, eh? Venite a prendere la roba e, e non date mai da mangiare, eh? Fio caro, bravi, 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 proprio complimenti, complimentoni, adesso facciamo un giro anche al Borgo Vecchio, così, adios, Vabbè, immaginavo io, immaginavo, adios, ho settato la home, se vuoi venire a dirmi se posso fare una casetta qui, ok, e dove si trova più o meno? La raggiungo. Mi sa dire più o meno o oh, mi dia le coordinate. Ok, qua è a posto. Noi andiamo verso il borgo vecchio. Devo fare anche i razzi nuovi, eh, vabbè. Allora, borgo vecchio. Mi dica dove si trova, caro. il nostro amico madonna ma non è ah, avevamo... ah, perché qua le abbiamo portate cioè non c'è più niente vabbè ricominciamo da 2 3 4 3 vabbè Oh, fermato lì o andate qua come si è messi eh? 400 meno 400 Ok, preciso proprio, eh. Vediamo, vediamo. Non ho più razzi, però. Vediamo se riesco a farcela con tre. No, no, no. Faccio un attimo scorta di, di razzi, eh, e arrivo. 400-400. meno 400. Ehm, Ho capito, ho capito. Allora, prendiamo un attimo cosa qua poi ve la sparo. Che avete consumato tutta e nessuno. Cioè, io non ne porto più qua. Basta. Anche la carta, io me la porto a rifugio e voi vi, fre vi fregate. Uno, due, tre. Uno, due, tre... Là. Ok, uno, due, tre, quattro. Ok. Carta, sasso, forbici, top, top quality, 400 meno 400, arrivo subito. Eccoci qua. Ah, ok. Qua. 400 meno 400, 400 meno 400, 400. Eccoci qua. Eccolo. Buongiorno. Anzi, buonasera. Ah, bello. Si è messo dietro al maneggio, bravo. cioè dietro. Un po', nel sì, sì, qua lei può fare tutto quello che vuole. E questa, ma dov'è? ah eccolo eccolo è un po', eh, la vedo tutto nero ma eh, vabbè ogni tanto abbiamo problemi con le skin comunque si sì, qua lei è, è tutto suo qua può fare proprio tutto quello che vuole mm, non abbia non abbia limiti e si spinga più oltre possibile cioè nel senso proprio, vedo che ha capito il concetto insomma ecco può costruire tutto quello che vuole qua cioè qua, dietro, eh, davanti tutto il lago è suo sì sì, vada, vada pure tranquillo eh. le auguro una buona permanenza di niente, si figuri, si figuri io ogni tanto vengo a spiare comunque sappia, sappia beh, è relativamente vicino dai, un tiro di schioppo come diremmo qui da noi eh, oppure a un tiro di razzo forza 3, per esempio Eccoci qua, cioè molto vicino in realtà. Bravo, bravo. Uh, eccoci qua. Basta, non mi mancava nulla. Sì, io ho avuto per una settimana che ti vedevo a Tenero, facevi paura. Eh, ogni tanto capita. Ogni tanto capita. Anch'io. Qualche volta vi vedo, cioè, tutti black. Così in effetti potrebbe essere un'ottima idea per una skin molto diciamo spaventosa o inquietante la skin tutta quanta nera allora andiamo avanti andiamo avanti ma quindi vi siete iscritti tutti al canale youtube o cioè ve lo devo ancora dire ve lo devo ancora dire Dobbiamo, cioè, vi devo cioè devo liberare lui affinché vi, vi, vi iscrivete al canale, cioè, non lo so, iscrivete al canale, perché se devo liberare lui è un problema, mi raccomando, mi raccomando, eh. Bon, vediamo come siamo messi qua. Oh mio Dio, allora, io adesso, a breve, signori, devo andare da il parrucchiare, ci rivedremo più tardi, R rimarrò connesso, adesso mi metto a farmare un po' di robe, così, quindi ci sono. Comunque, che devo chiudere questo video. Ti osservo. Eh, che te devo dire? Sai cosa ti dico, Antonio? Tiro l'acqua. E voilà. Ho tirato anche l'acqua. E adesso, a parte gli scherzi. No, voglio, voglio tirare lo scioccone qua sotto. In effetti. Momento quasi chiusura, sì, quasi quasi chiusura. Ci, ci vediamo in live più tardi. Adesso devo capire se dalle boh, tipo 17 alle 19 o, da, o dalle 19 in poi, vediamo. Comunque, sì, siamo quasi arrivati al termine. Ovviamente, il server è sempre aperto. Cioè neanche sto qua a dirlo io, anche rimango dentro perché mi penso che andrò a farmare un po' di polvere da sparo adesso. Ho sbagliato direzione. Abbiamo troppi tunnel comunque qua sotto. Cioè, boh, vabbè. E ci siamo. No, volevo prima vedere sta roba qua. Ma a quanto pare, bisogna aspettare un po'. Quindi magari la, prov la, proviamo, la proviamo più tardi. Per forza, per forza di cose e voglio iniziare anche a costruire l'altra farm semi automatica di grano nel, nel land, ovviamente cerco volontari, <ride> che così se qualcuno mi dà una mano io sono molto più contento. Al, a proposito del land, ultima roba, dai ve la faccio vedere, una piccola eh, soddisfazione, è la micro farm di eh, Miele e Favi che ho costruito proprio nel land. Adesso vediamo se riesco ad andare nel land, però se so, senza utilizzare il teletrasporto, che anche qua è un altro discorso. Drayson dice io sca sto scavando verso le montagne, così non vado verso il paese, ma posso scavare ovunque. Ecco, calcoli che potrebbe essere che anche in quella zona lì, pochettino, siano passati con il raggi X, però... Mi ma anche no, anche no, anche no. Quindi vada tranquillo. Quindi, dai, facciamo sto ultimo viaggetto verso land. Vediamo se riesco a farvi vedere la farm. Perché? Perché qualcuno mi ha eh, distrutto tutte le celle che avevo qua sopra, al lab. Che succede, Antonio? Da me na. è Na. Cos'è Na? Che è na dai, non mi faccia dire certe robe, per cortesia. Allora. Sì. Nè. Ah, Antonio è diventato milanese, nè. Pota. Allora. Mm. Vediamo se riusciamo ad uscire in qualche modo. Minchia, vi siete fottuto anche... Fottuti anche loro qua sotto, sì. Sali del mestiere, wow. Complimenti. Complimenti, nè. Vediamo se riusciamo ad uscirne da sto eh, labirinto. Ce la faremo, ce la faremo sicuramente, dai, con calma. Ok. Uh, quello che devo fare adesso è entrare nel land. Sì, nel land. Sì, entrare nel land. Ma per entrare nel land devo eh, andare nel nether. Salire sopra il tetto del uh, nether. Dopodiché... Cercare il collegamento che feci proprio per raggiungere il portale, molto semplice in realtà. Eh? È solo un po' una rottura di scatole, però. <coughs> qua c'ho già gli amici che mi stanno aspettando. Mannaggia loro! Via, 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 via. fatemi salire, vi prego. Ecco qua, e voilà. Momento salita verso. Oh mio dio, no, manca uno scalino. Caspita. Non ci credo. Sopra il solito. Antonio è precipitato. Io non riesco a salire. però così. Dio! Non ci credo. Mamma mia, che, che rischio, raga! Che rischio. Fatemi mangiare un po' di pollo, va? Allora, facciamo così. Saliamo qua sopra. Antonio è già qua che mi aspetta, non si permetta più di fare una roba del genere. Non si per, non c'è proprio, non deve proprio permettersi. Mai più. Mai più. Mai più, mai più. Mai più, mai più, mai più. Mai più. No, 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 far, no, farmi morire, caspita, no. No, farmi morire, cazzo. No. Adesso, adesso è un problemino, però. No, no, farmi morire. In live, dio. Bon. Porco Giuda. Mannaggia, ah Gesù. Eh, adesso qua, adesso sì, problema. vaffanbrodo brodo. Va. No, 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 tranquillo, tranquillo. Devo farcela da solo, ci mancherebbe. No, 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 guarda, tranquillo. L'unica roba sai cosa? Eh, mi, mi devo portare via due scalini. Due scalini, due scalini, mi devo portare via. <ride> Incredibile. Affambro, va. Allora, cerchiamo di uscire da qua il più presto possibile senza farci del male, troppo male. Mi prendo due scalini perché sennò non, non, non salgo più. Uh, li ho messi qua. Eh? Porco, Giuda. Eh, Antonio. Eh, <ride> ma. Arrivo, arrivo, arri arriverò. Un giorno arriverò, non si preoccupi. Ma è sfidata? No, no, eh sì. Io in realtà sto solo giocando. Cioè, sto solo. Vi sto facendo vincere, cioè ti, ti sto facendo vincere, Antonio. Allora, eh, vediamo se riusciamo a recuperare tutto. Dove sono le scaline? Le scaline, soprattutto. Gli scalini. Sì, 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 sì. No, no, dico io, sì, sì. Dico io, sì. Eh, ma già ha avuto modo, lei di. Assaporare la mia, tutta la mia forza. Poi è oh, eh, ovvio, eh, si diventa sempre più bravi, sempre più forti. Però. Cioè, mi manca solo morire qua adesso. Mannaggia la miseria. Oh. Vabbè, avremo un altro episodio di mille modi per, per non vivere su Minecraft. Tanta roba, tanta roba. Quasi da ringraziare Antonio, no, col cavolo che ti ringrazio. Va, no, vabbè, ma mi ha fatto esplodere tutto però. Eh, anche l'esperienza Antonio, cioè non si fa così. A parte che te mega c'era tutto, Dio, che... Cioè, te mega frega anche le mudande qua. Stai attento qua, dai, cerca di darmi indri la roba. Ma te lo dico indietro, Veneto, chissà che te capissi meglio. Sai che darmi indri tutto, dai. Dai, tutto. Vediamo qua, l'esperienza no, non me la puoi ridare indietro. E poi mi manca l'elitra, grazie, molto gentile. L'elitra, prego. E e dopo, eh, un po' di, un po di roba. L'elitra, ok. I e... buchino ce l'ho. La vanga, mi dia, non ce l'ho. In teoria dovrei avere tutto. I grazie. Ok, bravo. Molto bravo, molto affidabile. Ecco, e anche il resto, grazie. L'arco. No, l'arco ce l'ho. Ma è il mio arco questo? Vediamo se è il mio arco. Ah sì, sì, è il mio, è il mio. Ah, è il mio arco, questo sì. È vero, è vero, è il mio... E eh, vabbè, e eh, vabbè, allora... Vabbè, comunque... Piccola parentesi chiusa, eh, facciamo che andiamo a fare quest'ultimo um, giretto nell'end dove vi voglio far vedere per l'appunto che ho costruito una piccola farm di uh, miele e api. Più che altro api, miele e favi. E sto esto, es, esto es. Vedete, qua entriamo... Tac qua finis finiamo dentro la farm di Cobesto e qui da qualche parte ho costruito questa bellissima farm, guardate che carina qui praticamente essendo che siamo nel land e non esiste il ciclo giorno e notte, ok buon pranzo caro Antonio, buon pranzo, io adesso sono in chiusura, magari ci vediamo più tardi comunque rimango dentro, rimango dentro, buon pranzo, a dopo e mm, Essendo che qui non abbiamo il ciclo del giorno e della notte, queste continuano a produrre, capito? Ovviamente bisogna, bisogna rimanere qua, credo. Oddio, mica tanto bisogna rimanere qua! No, no, queste continuano proprio. Ecco, l'unico problema è adesso che sicuramente saranno finiti i, le cesoie, sono quasi finite le ampolle. Ok, bisogna stare bene, attenti a. Uh, sostituire sempre e tenere sempre pieni di dispenser di ampolle perché altrimenti si bugga tutto quanto comunque non è un problema uh, perché è molto risolvibile la questione basta poi comunque levare un pezzo qua sotto e ripristinare io raga non so se qualcuno di voi è rimasto qua nel land in qualche modo o per qualche ragione sì probabilmente sì però non mi aspettavo una grossa quantità di uh, soprattutto favi cioè, è pieno, ma che roba incredibile. Complimenti a me, complimenti a me. Questa è la super farm, raga. Super efficiente di Favi e miele, anche perché ci ho messo tante api e eh. ce ne ho messe parecchie. Non mi sono limitato a tre per arnia. E... Sono proprio contento. Sono proprio contento. Le ho dato uno stack di pane nella farm di grano. Le ho dato uno stack di pane. Ah, grazie mille, gentilissimo. Non me ne ero neanche accorto, anche i secchi di latte qua, che io non me ne faccio niente, però non me ne ero accorto, grazie molte. Ecco, vedi, questo adesso non funziona più. A meno che io non tolga l'arnia e la rimetta. <ride> però io tocco di velluto ce l'ho solo nella pala al momento, quindi vabbè facciamo così. Ecco, vedi, questo è il meccanismo, perché se non fai così, non, non riprende a funzionare. Se finisce il Ecco, vedi, poi l'osservatore rileva tutto quanto e riprende a funzionare. Cesòia, so, vabbè, dopo verrò a sostituirle. Vara quanta, oh, vara quanta roba, caspita. Non avremo più problemi di Favi. Uh, mamma mia. Bene. Signori, io per il momento vi ringrazio di cuore veramente per la compagnia, per il supporto, per le belle cose. Vi do appuntamento molto probabilmente a più tardi. Come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un like, un dislike, un commento, un insulto, attivate tutte le campanelline e ricordatevi, signori, di nutrirla. Mi raccomando, mi raccomando, grazie di cuore a tutti, ancora benvenuto. Alle new entry, spero sia di vostro gradimento questo ambiente. E vi auguro un buon gameplay. A dopo, mi raccomando, statemi bene. Buona giornata a tutti! Buona giornata anche a lei, caro Alessandro. Arrivederci a tutti! Buon pranzo. Ci vediamo più tardi. Grazie di cuore.